bentornato, benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. In questo video vedremo le effemeridi e gli eventi del firmamento di questa notte e inizieremo a esplorare come si muove il sole durante l'anno. Oggi è sabato 25 aprile 2020, sesto giorno della 17esima settimana, 116esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.964. Il sole nell'Ariete è arrivato al culmine alle 13.12 e andrà a riposare alle 20.12 minuti, dopo 13 ore e 58 minuti sopra l'orizzonte. La luna crescente, che in questo periodo segue il percorso del sole, è sorta stamattina alle 7.38, passerà al meridiano alle 15.03, illuminata al 6%. In questo e nei prossimi video parleremo brevemente del Sole e del suo moto annuo sulla volta celeste e come esso appare nei vari luoghi della Terra. Una cosa nota fin dall'antichità è che il Sole, oltre a compiere un movimento apparente giornaliero, ne compie anche uno annuo. Il moto diurno della nostra stella lo vediamo come un viaggio apparente, ora dopo ora, a grandi linee da est verso ovest. Ma se avete fatto attenzione al Sole, avrete notato che, giorno dopo giorno, il suo percorso cambia. Come possiamo vedere questo cambiamento? Il primo modo è guardando l'altezza che il Sole raggiunge a mezzogiorno nei diversi giorni dell'anno. Il secondo è osservando dove sorge o tramonta la nostra stella giorno dopo giorno. Nel primo caso, osservare l'altezza sull'orizzonte a mezzogiorno del Sole è facile. Non bisogna guardare direttamente il Sole, ma possiamo capire la sua posizione in cielo osservando le ombre prodotte dalle case, dagli alberi o da qualcosa di fisso. Più un'ombra è lunga, più il Sole è basso all'orizzonte. Più è corta, più il Sole è alto in cielo. C'è solo da fare attenzione al fatto che dobbiamo misurare l'altezza in cielo al mezzogiorno locale, cioè il mezzogiorno del luogo in cui vi trovate, perché, come abbiamo visto in un altro video, non corrisponde a quello dell'orologio. In descrizione ci sono alcuni link per trovare il mezzogiorno del luogo in cui siete. A questo punto basta segnare o fotografare ogni 2 o 3 giorni l'altezza raggiunta dall'ombra di un oggetto al mezzogiorno locale. Se volete fare questo esperimento in modo meno preciso, potete comunque prendere come riferimento il mezzogiorno dell'orologio, tenendo conto però dell'ora legale, e magari anziché ogni 2 o 3 giorni segnare i cambiamenti, lo potete fare ogni mese. Questa esperienza l'avete già fatta, infatti avrete già notato che a mezzogiorno d'estate le ombre sono più corte che d'inverno. Col secondo metodo dobbiamo scegliere un luogo con l'orizzonte il più possibile libero o comunque senza edifici o monti troppo alti e guardare dove sorge o tramonta il sole. In questo caso vi accorgerete che il sole sorge più verso nord-est d'estate e verso sud-est d'inverno, mentre tramonta verso nord-ovest d'estate e verso sud-ovest d'inverno. Combinando queste osservazioni del sole all'alba, al mezzodì e al tramonto, vedrete che d'estate il sole compie un percorso più lungo in cielo rispetto all'inverno. Questo è il nostro punto di partenza. Nei prossimi video continueremo a parlare del sole e del suo movimento apparente. Alla fine di questo giorno vediamo sempre la bella Venere splendere in cielo, circa in direzione ovest. Se avete seguito Venere in questi mesi, noterete che al tramonto si sta abbassando verso l'orizzonte, questo perché nel suo moto di rivoluzione attorno al Sole, vista dalla Terra, appare avvicinarsi adesso. Stasera però Venere non sarà solo in cielo, c'è anche una piccola falce di luna a farle compagnia tra Aldebaran e le Pleiadi. La notte astronomica comincerà alle 22.04 minuti, mezz'oretta dopo la luna tramonterà alle 22.39. Verso mezzanotte, in direzione sud, culmina la possente costellazione della Vergine con la sua brillante spica. A quest'ora, sotto spica, ma un po' più a occidente, si vede un gruppetto di stelle di media magnitudine. Ha la forma di un trapezio. È la costellazione del Corvo, una piccola area di cielo che si trova nell'emisfero meridionale celeste. Possiamo usare la costellazione del Corvo per trovare spica, partendo dalle due stelle più a nord e proseguendo verso il cammino da loro segnato. In questa costellazione, quasi al confine con il cratere, si trovano due galassie interagenti, cioè due galassie che si stanno scontrando. Sono note con il nome di galassie antenne, per la loro forma, e sono bellissime.
La notte astronomica finirà alle 4:19 minuti e, come sempre, tre quarti d'ora prima del sorgere del Sole, tra sud e sud-est, troviamo il lucente Giove a più di 20 gradi dall'orizzonte. Spostandosi verso est c'è il suo compagno Saturno e quasi a sud-est Marte, oramai allontanatosi abbondantemente dalla coppia dei giganti. Domattina il Sole sorgerà alle 6:12 minuti, mentre la Luna, che appare sempre più allontanarsi dalla nostra stella, sorgerà alle 8:11. Io sono Luca, vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. E come sempre, vi auguro buonanotte e buone stelle!